La Cina sta esortando i suoi cittadini a fare scorte di cibo per l'inverno. È quanto si apprende da una dichiarazione del governo di Pechino che ha sollecitato le autorità locali a garantire un'adeguata fornitura di beni essenziali, incoraggiando le persone a fare scorte. Il Ministero del Commercio cinese ha inoltre consigliato una stabilizzazione dei prezzi, fornendo una lista di cibi primari, tra cui le verdure. Il preoccupante comunicato potrebbe essere legato a un'altra pandemia o a un'ondata di freddo o, come riporta Bloomberg, alle tensioni crescenti con Taiwan. Tuttavia, la richiesta del governo cinese potrebbe essere collegata all'eventuale interruzione della catena di approvvigionamento globale dovuta anche all'estrema volatilità dei mercati energetici. Una situazione analoga sembrerebbe verificarsi anche negli Stati Uniti, dove si sono registrati episodi sporadici di svuotamenti di scaffali con generi alimentari e altri articoli essenziali. Tuttavia, l'approccio a stelle e strisce è decisamente diverso. Butterball, uno dei principali produttori di tacchini negli Stati Uniti, ha avvertito che potrebbe esserci una carenza in occasione della festa del ringraziamento. La questione dei problemi della catena di approvvigionamento è stata sollevata durante una recente conferenza stampa alla Casa Bianca, ma la portavoce James Saki avrebbe sistematicamente glissato e deriso la questione.